Un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. Non si placano mai gli ecoattivisti, o forse sarebbe meglio dire ecovandali, che adesso si sono manifestati agli Uffizi di Firenze. In particolare hanno preso di mira la Venere del Botticelli, uno dei grandi capolavori custoditi agli Uffizi, ma a dire il vero, agli Uffizi ve ne sono tantissimi di capolavori, tra i quali certo anche la Venere di Botticelli. Ebbene, gli ecoattivisti, o meglio ecovandali, hanno avuto la brillante idea di andare a coprire la teca della Venere di Botticelli per manifestare il loro dissenso contro la questione dei problemi ambientali. Ora, come più volte ho detto, se è giusto manifestare dissenso rispetto alla distruzione dell'ambiente da parte del capitalismo, ecco, non è certo questo il modo di farlo, intanto perché non produce alcun effetto, in secondo luogo perché il vero ambientalismo è quello che si salda con l'anticapitalismo, mentre questi soggetti di ultima generazione non legano mai l'ambientalismo all'anticapitalismo, e poi viene sempre da domandarsi come possano costoro prendersi cura dell'ambiente se non riescono nemmeno a prendersi cura delle opere d'arte e dei monumenti. In ogni caso, continuano a far parlare di sé e, a mio giudizio, non è che stiano attirando grande consenso con il loro modo di fare, anzi, ho il sospetto che si stiano in qualche modo inabissando sempre di più con questo loro modo di fare assai puerile e improduttivo.